Buonasera, battutaccia del, del professore che non vi dico magari più tardi, calcistica. Com comunque, agend calcistica, ma, vabbè. Eh, comunque mh, agendina special per l'ultima volta quest'anno, in questo 2017, con il professor Cucchini e con l'avvocato Orlandi. Io comincerei dalla politica estera, perché gli italiani di politica estera... Non si interessa, non dice noi siamo un'altra cosa rispetto al mondo. Ecco, allora l'Italia va in Niger, questo è un titolo che abbiamo letto sui giornali, che abbiamo visto dappertutto. Professor Cucchini, perché l'Italia va in Niger? Allora, beh, io credo che la motivazione, sperando che sia una, una cosa vera e non sia marketing politico anche questo, la motivazione è molto giusta, cioè eh, accoglienti con chi ha bisogno, spietati con chi eh, sfrutta il bisogno. Quindi teoricamente si risalgono le rotte dell'immigrazione più o meno clandestina cercando di prevenire. Ho capito. Eh, però posso dire: mh, se l'Unione Europea avesse un senso, non sarebbe una missione militare italiana, sarebbe una Ho missione capito. militare europea. È caduto dal pero, vero. Mi aggancio all'ultima battuta sua per aggiungere che secondo me non escludo che questo intervento italiano in Niger, regione. Eh, stato francofono è legato alla Francia sia collegato a un affare che riguarda dei cantieri, primo eh, secondo non credo al partiam 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 la Pinotti eh, disse qualche un anno fa circa bisogna mettere i piedi gli stivali sul terreno in Libia dopodiché Buss, mi pare che non è partito neanche un caporal ground. maggiore sì. invece la, la cosa che va per la maggiore è che nel Niger che è il quarto produttore mondiale di uranio e dia il 30% dell'uranio che serve alla Francia sia un interesse nazionale ma della Francia allora bisognerebbe capire se l'Italia si fa fregare per l'ennesima volta come sulla Libia eccetera eccetera oppure se abbiamo qualche contropartita un po' più interessante ho l'impressione che Macron non solo sia più sveglietto dei nostri, ma eh, come dire che ci sia una sorta di tradizione francese e che la vendetta per il pugnale alla schiena, la pugnalata alla schiena ancora non sia terminata. No, insomma. ma siamo ancora alla sì, la questione sì. di Bartale, credo che ancora gli girano e quindi continuano a delle. No, in realtà. In realtà delle... no, non, è, non è solo così. Io credo che. Eh, non mi dire che, che andiamo in Niger a fare operazioni umanitarie, no? Posso, Di... no, posso dire che l'Italia, per tutta la Prima Repubblica, ha avuto una politica estera sì. chiara. E alcuni. Filo, fasi... filo araba? Beh, ma era anche più complessa, atlantista, sì. europeista, cioè mm. era una politica estera fatta da gente Era che, una che, politica ecco. estera. articolata. E che anche i primi due governi della Seconda Repubblica, cioè il governo. Pro... Due governi, pardon, due legislature lunghe, il governo Prodi e, e, e poi eh, D'Alema e il governo Berlusconi 2001-2006, comunque Nessun, avevano un'idea certo. di, 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 diversa, contraddittoria, ma sapevano cosa volevano. Credo che siano dieci anni che noi ci muoviamo a tentoni. E andiamo nel Niger a difendere gli interessi francesi. Sono beh, contento che abbiamo scoperto che non è solo un fiume ma anche uno Stato. Esattamente, perfetto. Eh, beh, possiamo continuare in questo modo qua, un po' alto, un po' basso. Adesso andiamo sull'alto. Eh, ho trovato questa cosa sul post, che è questo giornale online, questo blog importante, ma è riferito a un anno fa dove c'era la regina Elisabetta, e l'ho colto per questo, che diceva che per affrontare i problemi del mondo c'è una sola cosa da fare, fare dei respiri profondi. Lei che conosce bene la sua... <ride> Vorrei conoscerla bene, anche perché pare che nel privato abbiano straordinario senso di sia una fantastica imitatrice e il suo cavallo di battaglia che noi non vedremo mai fosse la signora Blair. Addirittura. Sì, però è una cosa che purtroppo per noi mortali è preoccupante. Comunque, lei pensi che eh, uno, uno senza fare il nome, un Renzi oppure un gentilone, dica che per risolvere i problemi del mondo bisogna fare respiri profondi. Io credo che verrebbe distrutto completamente. Invece, la regina d'Inghilterra può dirlo e viene anche presa sul serio. Io Ammiro e invidio gli inglesi che hanno un funzionario pubblico, anzi una funzionaria pubblica, che da oltre 60 anni ogni giorno dedica non meno di 4 ore ai rapporti di Stato, partecipa a centinaia di iniziative l'anno e non ha mai detto una parola fuori posto e non ha mai fatto una gaffe. E in questo paese di, di, di politici gaffeur, chiacchieroni e, e, e superficiali, è cioè una lezione. È una lezione vengono cioè, educati respirato... da piccoli a fare i re. Vengono anche in Savoia, ma il prodotto non era lo stesso. No, bravo no, no. Bellissima diciamo questa. Che dai. Hanno avuto dei disturbi, hanno avuto dei significa? disturbi pari anche di tipo genetico. Questo li si dice. Ma insomma, Beh, sì. Serve. Comunque se, se, se uno. Uno, uno statista, comunque se un rappresentante delle istituzioni italiane dice cioè se bisogna fare respiri profondi, io mi immagino la valanga di improperi che... Io immagino la valanga di improperi che avrebbe sepolto un leader italiano se avesse detto le cose che diceva un certo Winston Churchill, never, never, never give up, oppure eh, mai arrendersi, o nel momento difficile, promettere lacrime e sangue. E invece noi distribuiamo i, i, i bonus, gli 80 euro, e eh, non so quando disse che, è più, è che, un, che un uomo musulmano è pericoloso come un cane rabbioso. Battute che sono politicamente scorrettissime, ma lui le diceva e nessuno in Inghilterra si è mai turbato, anche perché hanno il senso dell'umorismo, cosa che noi... Torniamo, torniamo. comunque abbiamo, il nostro ehm. never, never, never give up sarebbe facciamo una commissione, <ride> che poi peraltro ci esplode tra le mani, come si è visto di tra recente. Banche, sì, sì. mi sono corsa. sembrati, sai, quelli che fanno, che fanno i, i botti artigianali a capodanno, no? che e poi, poi resta... vanno in ospedale senza tre dita. Ecco, esatto. quella roba lì è si fa. Senza la commissione. Credita, banca. Se va bene. Invece ho trovato una cosa che era assolutamente ehm, gestibile in, que in, questa, in questa serie di chiacchiere così a ruota libera. Ho letto su un sul, diciamo, sul, sul sito, c'è stato un furto d'amore. Non è che abbiamo rubato l'amore, poi vediamo come, come funzionano i titoli. L'amore non si chiede non si ruba, si dà. Perfetto, c'è stato un furto d'amore, così l'hanno definito, a, uh, qui vicino a Martignacco, nel, nel centro commerciale eh, Martignac. luogo Martignaco. Tipico luogo di romanticismi. Tipico luogo dei, del post-romanticismo. Un bucatuolo. Allora, dice che hanno preparato la fuga d'amore per Capodanno questi due, anche piuttosto attempati a dire la verità, e sono rubati quattro cofanetti vacanza per dire la fuga d'amore la facciamo... Ecco, allora, io capisco che i giornalisti hanno una certa fantasia, ma quattro cofanetti sono quattro destinazioni diverse. E già qui comincia a scricchiolare la cosa. La cosa peggiore però lei che si intende di furti non perché eh, pratichi, eh, ma perché sa che eh, frequenta quelli che praticano? Sì, ho una certa. è beh, che ha fregato continui. anche abiti e scarpe. Quindi la, la, la storia d'amore di Natale è crollata miseramente. L'amore spesso è pretesto per le peggiori nefandesse. Questo è anche sì, vero. È vero, sì, è anche sì, vero. Sì, sì, ma questi che si fregano quattro cofanetti, per cui uno sarà a Praga, uno a Parigi, uno, probabilmente, che ne so, in qualche isola del, del Pacifico. Dice facciamo la fuga d'amore. Sì, la fuga d'amore. Ma ah, a me sono simpatici. No, a dire la verità, è messa così è molto sì, simpatica. Sì, messa così, sì. Poi. È molto simpatica. Però gli abiti, e sì, le sì. scarpe, credo che fosse una cosa da indigenti. Ma come si dice, già che eravamo lì. Già che eravamo lì. Ma la via è culi mangs gorland. Esatto. Ecco. Eh, eh, Giorgio Iannis segnala su, sempre sul, sul web una cosa piuttosto interessante. Io non voglio arrivare all'immigrazione, che è una cosa che dà l'orticaria al, al nostro professore. Ma mm. cioè no, che... il razzismo facile mi dà Vabbè, però siamo lì: <ride> un passetto e siamo lì. Eh, segnala che all'IKEA, un panino, cosiddetto panino friulano, contiene anzi, è fatto di pane arabo. Prosciutto di San Daniele e Montasio. Allora, può essere che sia contaminazione, melting pot, ma può essere che sia la nuova frontiera dell'integrazione. In realtà, credo che sia la vecchia frontiera del pane scadente, nel senso che molti panini. <ride> Preparati d'anticipo, magari hanno anche ingredienti accettabili, come in questo caso, sperando che siano di qualità, sia il prosciutto che il formaggio, ma ahimè, credo che per ragioni di conservazione si usa del pane quindi che dura Quindi no, non c'entra niente l'integrazione. No, dopodiché, dopodiché, Giorgio è, è molto, molto divertente sempre su queste annotazioni. Quindi. Ho capito. Pane arabo e prosciutto di San Daniele. E io, il pane arabo, lo trovo, come diceva il professore, già confessionato in pacchetti da 12 nel supermercato ma che ma Non frequento. è un segnale di apertura, beh, al no? No, è un e segnale poi, di poi, scadimento. No, ma tra l'altro anche il pane arabo che trovo in giro eh, non e ha niente a che il fare con il prosciutto di San mangi... Daniele. Col pane arabo, diciamo la verità, c'entra con me, non ci azzecca. Per Quindi per va vabbè, sì. Esatto, vi... anche perché insomma, il prosciutto è maiale. Eh, insomma. Vede? Vedi che il professore ogni tanto ci ricorda delle cose importanti, è incompatibile, l'integrazione non è possibile, come, un altro segno che l'integrazione esatto. che ho proposto io, eravate distratti? Eh sì. Eravate distratti, va bene, invece eh, trovo questa frase particolarmente importante di Riccardo Illi e dice evito di mettere il carro davanti ai buoi. A chi gli chiede questo? Una metafora cose. nuova. È una nuova metafora, però Bravo. leggendo l'intervista del Messaggero Veneto non c'è una parola una sulla regione Friuli Venezia Giulia. Che sia questo il vero segnale? Allora, premesso che non ho mai creduto alla candidatura di Riccardo Illi. Credo che Illi nel passato si sia sempre candidato solo quando c'erano delle autostrade davanti o l'autostrada non c'è. Cioè, non è un uomo famoso per lo spirito di servizio. Cioè, non andiamo a perdere. No, no. Andiamo no, a vincere no, 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 e no, no. nemmeno a esatto. pareggiare. Esattamente. E non è tipo che va a fare il Salvatore della Patria. Non ho capito cosa voglia con questo suo attivismo. Eh, questo flirtare senza tradire. Ma probabilmente è sollecitato, è eh, in questo. Non... Ma sa, 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 sarà sollecitato dalla stampa. eccetera. Il punto è questo. Che il centro-sinistra deve decidere chi vuole candidare, con quale coalizione, con quali tempi. Al momento siamo al chiacchiericcio che non è giusto per Bolzonello, non è giusto per i partiti della coalizione e soprattutto non è giusto per la comunità del Friuli che ha diritto di sapere chi sono i competitor. Ma per scegliere chi deve perdere le prossime elezioni non credo che sia il caso di fare tante storie chiunque Illy combatte comunque... può essere sconfitto però Prego. chiunque combatta Poi. può essere sconfitto eh, Sì, sì ma eh, Illy, il giorno dopo che è sconfitto prende, sbatte la porta e se ne va come fece dopo le regionali che, Sì, questo forse è un insomma. peccato non dico originale, ma insomma Beh, uno che si abbastanza... candida a fare presidente della regione, perde per qualche pochi voti, insomma, non per molti voti, sbatte la porta e se ne va e manda a quel paese quelli che lo hanno sostenuto, candidato, votato e osannato per quello dico che non è famoso per lo spirito di servizio e eh, la generosità ma questo è un passaggio, Beh, sì. un passaggio molto delicato credo nel caso dovesse eh, proporsi, di proporsi di nuovo credo che perché, la stagione della società civile i suoi avversari, civili, suoi avversari lo useranno credo che autorefico. la stagione della società civile intesa nel senso l'imprenditore così e innovare, ormai è un se lo mettiamo da una parte. Ma innovare a Udine che dice Martinez, vabbè, sì, è, è un candidato, ma è un candidato del PD, non è un candidato del centro-sinistra. Dove sono questi, questi mal di pancia? Mi sembra che siano colpi di coda, sostanzialmente. Nel senso che innovare, credo che se voleva fare, un giocare un ruolo più attivo. In questa vicenda aveva avuto dei mesi per farlo. Ormai. Eh... Io credo che sia destra e sinistra stiano giocando al Ciapanò. Sì. Martinez è l'unico candidato con quale il PD può sperare di vincere le elezioni comunali a Udine. Beh, al è stato detto anche l'unico in campo, tra l'altro, di no, fare no, perché destra e 5 Stelle. Ha le, do le, le doti per poter sì, sì. riuscire a vincere in una marea di destra montante. Certo. La destra a sua volta gioca al Ciapanò. Eh, con le candidature che sembrano emergere, eh, quindi credo che. Vi... Quando dicevo che i titoli bisogna saperli, non dico fare, ma almeno leggere, ho trovato questo titolo del Messaggero Veneto che dice Il presepe con il profugo nel mirino. Allora, secondo me sarebbe nel mirino il presepe con il profugo, così almeno perché, altrimenti c'è un profugo dentro il presepe che ha. Questi cerchi con, vabbè, ma comunque a parte questo. Potrebbe sono riusciti. Anche così. Prego? Potrebbe essere anche così. <ride> Può essere anche così. Può essere anche così. La malizia dei titoli. No, ma la malizia dei titoli questo è questo secondo me è un titolo sbagliato. Poi alla fine. Ma chi lo No, Ecco, però, andiamo, andiamo a vedere questa cosa. Cioè, Prendersela per un presepe che ha un profugo, una barca e queste cose qua, non mi, pare, non mi pare che sia, a parte la banalità del male, come si dice sempre ma sia un'arma di distrazione di massa anche questa cioè io credo che quelli che fanno i presepi o quelli che difendono soprattutto quelli che difendono i presepi siano i primi a non andare in chiesa per esempio sbaglio beh per me non allora, io non, non ho avuto il dono della fede non ho avuto un'educazione religiosa ma è una delle ragioni per cui non mi considero cattolico il eh, fatto che ho preso sul serio la religione e i suoi precetti mi pare che e Invece siamo pieni di bigotti e scarseggiano i cristiani in giro oh, perché eh, chi credono che sia il figlio di Dio, il figlio di un notaio? Non so, io ho letto un po' di Vangelo, so quanto basta della religione cattolica, anzi, della religione cristiana, per dire che è la religione dell'accoglienza, dell'apertura verso i il... poveri. Questo è un paese ha San Francesco come eh, santo protettore. Il punto è che noi siamo circondati da gente che non crede in niente. Che Ci va in chiesa essenzialmente per sposare eh, la figlia strizzata dentro un abito bianco perché fare la foto con sullo sfondo una vetrata gotica? più bello che farla al centro commerciale, dove peraltro anche lì sono vetrate, ci sono luci, quindi magari non si sa la differenza. Dove si battezza il figlio in chiesa perché si è sempre fatto così, ma non si ha la minima idea di cosa sia. Non dico il messaggio cristiano, ma cosa voglia dire avere. Inserire dell'etica nella propria vita quotidiana a prescindere dai profughi, perfetto. Ma firmo, parte, firmo quasi ogni parola. In parte, sono, sono d'accordo con quello che ha detto il professore. Infatti, la, il crollo della scusa, avvocato, ma non ti pare che tutti questi difensori dei, dei presepi non mastichino la religione per 360 anni? Ma certo, c'è certo, certo. un crollo... noto blogger della città che sta facendo una solfa sul presepe in zona Piazza Stazione, semplicemente perché spera di passare a, dallo 0,3% allo 0,4%. No, eh? Non conosco. Io sono d'accordo con il professore quando dice che eh, l'adesione alla religione cattolica è in profonda crisi, in declino: i frequentatori delle chiese diminuiscono sempre di più e la frequentazione. Però i difensori del presente. Aumentato in maniera esponenziale. Sì, ma io, ma io di quelli che vanno a affondare le barche dei profughi, cioè, considero dei, dei gesti, diciamo così, eh, di, di violenza che, non, che, non mi, che, non mi, che mi, mi danno fastidio proprio dal punto di vista culturale. Così come, come mi dà fastidio dal punto di vista culturale, questi preti che forse anche loro non credono più che il messaggio fondamentale sia la nascita di Cristo inteso come figlio di Dio che si incarna no? e nasce in una grotta e nasce povero, certamente. Non è un profugo perché rimane, sì, quindi farlo passare per, come ha fatto il Papa dicendo che anche lui era un profugo, ma era un profugo per niente. No, era un profugo perché ha dovuto lasciare la terra sua per andare a partorire. Ma, era sempre, ma era sempre nel regno di Giudea. Ho capito ma muovendo, però... Ma serano, quale profugo? Ma non censime, diciamo, Ma dai. Su. Possiamo, perché... possiamo accettare che la parola del Papa in materia di cattolicesimo... Possiamo abbia dire che secondo me il Papa e questo gesuita argentino forse di teologia ne capisce meno che di politica, mi pare un agente propagatore di idee che vanno... Ma il Papa nel, infallibile? Ormai è come sentire un comizio, sentire il Papa, non è più sentire... Cose, no? Io credo che l'avvocato qua incarni l'idea del cattolicesimo alla carte, nel senso che prendo quello che mi va bene e quando dice delle cose che vanno contro la mia idea politica, allora il Papa che sbaglia. A me di Ratzinger andava ah, sì. bene tutto, per esempio. Ratzinger non, ha mai detto, Ratzinger non ha mai detto cosa tirarsi il ai profughi. Ratzinger ha detto: anzi, ha fatto dire ha detto di non far entrare la Turchia in Europa, che il problema è proprio dell'incompatibilità no, 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 no. allora, della religione musulmana no. con la questo, civiltà occidentale. Questo, questo è un questo problema di natura politica. A che il po sì, po l'osservatore po romano, che non credo fosse un giornale indifferente a Papa Ratzinger aveva paragonato in un editoriale che mi fece accapponare la pelle, proprio perché non essendo io credente mi sono ritrovato pienamente, aveva fatto, ha paragonato il, eh, le navi dei profughi che affondano e verso le quali noi siamo indifferenti ai vagoni piombati verso Auschwitz, dicendo che si stava ricadendo nella medesima ignominia. Girare la testa dall'altra parte sotto Papa Ratzinger. Chi l'ha girata la testa? Erano quelli che continuavano a dire venite, venite, sapendo che più gente veniva, più gente si è negata. Allora, i medici i vite eh. in qualche, qualche modo ha posto un freno a, questa, a questo andazzo. Tut, venite tutti, il primo viaggio che ha fatto il Papa è andato a Lampedusa, come a dire Africa. Venite e dove doveva dove 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 andare? A Cortina. No, no. <ride> in dove... una gioielleria, ma dai su. Ma dai, dai. È giusto che il Papa e la Chiesa siano d'accordo. Il segnale politico che ha, dove... ha dato il Gesuita argentino andando a Lampedusa è stato venite tutti che vi aspettiamo, venite in Italia, tutti in Italia. Non ha detto minimamente ma dai, questo. su sulla capire. No, capire I segni contano più delle capire. parole. Non fatto su. capire, tenga conto di questa, questa forma. Ha appena detto che il Papa non conosce la religione. Quindi... Sì, no, infatti. Allora, eh... è, è più bravo in politica che in teologia, ha detto molto che la, la conosce. E ha un pessima, una pessima pronuncia gelatina che veramente... ma <ride> adesso siamo all'estetica. È un ciuffo che non mi piace per niente. Sì, va bene. Eccolo qua. Allora, avevo anche... E io, io pago... E' che... per questo che io sono cattolico, perché è pieno di gente che finge di essere cattolica. L'avevamo capito, mm -hmm. l'ha capito anche il professore l'avvocato. Eh, e io pago, come al solito, ah, ho certo. trovato 7,7 milioni per percorsi rurali e ciclabili. E la chiudiamo lì perché siamo al 27-28, insomma, quindi ormai più di così. Non so cosa potranno finanziare ancora, tanto non beccano un voto, eh? No, con quei soldi lì non beccano un voto perché si capisce che stanno andando a chiedere l'elemosina dei non voti creda, e la gente disprezza creda. chi è debole. non sì. creda. Non creda, non creda, eh, avvocato. Andiamo eh. a Renzi, professore. Sul suo 2017? Eh sì, questo è il 2017. Due. No, eh, allora eh, ha, perso tutte, ha perso tutte le elezioni, è stato rieletto in una competizione interna al partito senza passione, senza veri avversari, con un terzo degli elettori in meno. Il suo partito è in, in picco in tutti i sondaggi. Eh, pare che gli iscritti siano scesi a 90.000, erano 500.000 tre anni fa, gli do due perché siamo sotto Natale. Bene, se no dare zero. Un voto visto che è molto ferrato in materia, Bergoglio. In Ma Bergoglio, diciamo non classificato. Non no, beh, insomma, neanche due. Non ha, non ha scritto il compito che doveva scrivere, non... scrive altre robe, è andato fuori tema. <ride> Un voto a Seracchiani, professore. Quattro e mezzo, non ho ancora spiegato perché non si ricandida. Un voto a Onsel. Oh. Espulso da tutte le scuole del regno, che non possa più ricandidarsi da nessuna parte, perché è il sindaco peggiore che ha avuto la città. <ride> un voto Bertossi. È Bertossi. Sì, so chi è grico Bertossi. No, diciamo un sei e mezzo, perché la sua candidatura, che sembrava improbabile... È sopravvissuta tutto il 2017 e al momento è l'unica alterna alternativa ufficiale a Martinez. Ho diciamo votato Martinez. Oh, Martinez è un simpatico ragazzo. Eh, merita, 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 merita sicuramente la sufficienza perché, nonostante abbia fatto il vice sindaco a Onze, è riuscito a farlo dimenticare. No, Martinez mette un po' di più però perché il suo obiettivo per il 2017 era farsi candidare sindaco è riuscito a farsi candidare all'unanimità da un partito in cui tutti odiano tutti, che non è così facile. Bene. Un voto mazzoccato, sa chi è? Il vescovo? Sì. Non prevenuto. Eh, so che è l'arcivescovo, massimo rispetto, non ho la più pallida idea di come faccio l'arcivescovo. Lei sa chi è Tondo? Conosco Tondo, sì. sì, sì. E quindi? Ma eh, gli do, dopo essere stato a un convegno organizzato... Da Parisi a Condegliano, con, eh, con, eh, con il prefetto, con Mo, con il generale Mori, Nordio e, ed altri personaggi interessanti, lo, ho rivalutato la sua scelta e gli do un 6,5. Benissimo, un voto a Orlandi, professore. All'avvocato Orlandi? Sì. Beh, allora, 10 lode per la cultura, 9,5 eh, per la verve. Polemica sulla sua appartenenza al campo del centrodestra e continuo a credere che sia un, un vezzo narciso. Benissimo, diamo un voto al professore. 30 e errore. 30 ero, non, <ride> non ci sono discussioni. Grazie a tutti, buon 2018 a tutti quanti, ci rivediamo. È stata veramente una bella cavalcata. Grazie. grazie e grazie a voi per la pazienza. Eh, allora, eh, ha, perso tutte, ha perso tutte le elezioni, è stato rieletto in una competizione interna al partito senza passione, senza veri avversari, con un terzo degli elettori in meno, il suo partito è in, in picco in tutti i sondaggi, eh, pare che gli iscritti siano scesi a 90.000, erano 500.000 tre anni fa, gli do due perché siamo sotto Natale. Bene. Ma Bergoglio diciamo non classificato. No, beh, insomma, neanche due. Non ha, non ha scritto il compito che doveva scrivere. No? Scrive altre robe, è andato fuori tema. Quattro e mezzo, non ho ancora spiegato perché non si ricandida. Oh. Espulso da tutte le scuole del regno, che non possa più ricandidarsi da nessuna parte perché è che è il sindaco peggiore che ha avuto la città. Uh, diciamo un sei e mezzo perché la sua candidatura, che sembrava improbabile, è sopravvissuta a tutto il 2017 e al momento è l'unica alterna alternativa ufficiale a Martinez. Oh, Martinez è un simpatico ragazzo. Eh, merita, oh. merita, merita, merita sicuramente la sufficienza perché, nonostante abbia fatto il vice-sindaco a cose, è riuscito a farlo dimenticare. Ma eh, gli do dopo essere stato a un convegno organizzato da Parisi a Condegliano con, eh, con, eh, con il prefetto con, Mo, con il generale Mori, Nordio e, ed altri personaggi interessanti. Ho rivalutato la sua scelta e gli do un 6,5 e mezzo. Dieci lode per la cultura, e nove e mezzo per la verve polemica sulla sua appartenenza al capo del centrodestra che continuo a credere che sia un, eh, un vezzo narciso. Diamo un voto al professore? 30 e l'oro. 30 e l'oro, non, <ride> non ci sono discussioni.